Salve a tutti e benvenuti in questa nuova rubrica dedicata a Platone e ai suoi dialoghi. Oggi andremo ad analizzare uno dei più belli, il Fedro. Il Fedro viene scritto da Platone verso il 370 a.C. e vede come protagonisti Socrate e Fedro. Non dico nient'altro e vi lascio immediatamente al video. I due protagonisti, Socrate e Fedro, si incontrano nelle vie di Atene e cominciano a parlare. Pedro, da dove giungi? Ero con Lisia, il famoso oratore. Di che cosa avete discusso? Sono curioso. Abbiamo parlato d'amore. Sostiene che bisogna concedersi, preferibilmente a chi non ci ama, piuttosto che a chi ci ama. Tema molto interessante. Dai, raccontami di più, non vedo l'ora. E va bene, Socrate. A questo punto, i due cercarono un posto tranquillo fuori dalla città per poter discutere con tranquillità. Durante il cammino nella valle dell'Ilisso, videro un prato, si sedettero e così Fedro poté incominciare a leggere il discorso di Lisia. Ecco, abbiamo trovato un posto perfetto per parlare. Prego. Su, comincia. E va bene, lasciami pensare un attimo da dove iniziare. Ormai hai scoperto la mia droga? Imparare dagli uomini. Ecco, ho trovato le rive. Gli innamorati, appena la loro passione verrà meno, si dorranno del bene che ti hanno fatto, mentre per coloro che non amano, non viene mai il giorno in cui debbano ricredersi. Coloro che non amano, infatti, non possono addurre come pretesto che hanno trascurato i loro affari, né mettere in conto i loro trascorsi travagli, né lamentare i contrasti con i familiari, cosicché, una volta eliminate queste miserie, null'altro resta loro che impegnarsi a fondo in ciò che ritengano possa far piacere agli amanti. Se ti vuoi scegliere davvero il migliore tra coloro che sono innamorati di te, la tua scelta sarà fra pochi. Se invece vuoi cercare la persona che più ti sarà utile fra gli altri, avrai largo campo. Cosicché, fra i tanti, avrai la migliore possibilità di trovare chi sia degno del tuo affetto. E osserva ancora, molti amanti desiderano il tuo corpo prima di conoscere il tuo carattere e di avere intimità con le tue doti naturali. Cosicché non si può essere certi se essi vorranno essere ancora tuoi amici quando sarà placato questo desiderio. Invece, per coloro che non sono innamorati di te e che erano tuoi amici anche prima di ottenere i tuoi favori, non è probabile che diminuisca la loro amicizia in seguito al godimento ricevuto, ma piuttosto che questo resti come pegno dei tuoi favori futuri. Ma se tu mi darei ascolto, per prima cosa mi accompagnerò teco, non in vista dell'immediato piacere, ma anche del tuo futuro vantaggio, perché non sono soggiogato dall'amore, ma padrone di me stesso. Forse merita di più favorire quelli che non giacciono nella maggior privazione, ma coloro che sono più in grado di ricambiare. Che ne pensi, Socrate, di questo discorso? Sono rimasto scosso. Sembrava che ti illuminassi di gioia mentre leggevi. Mi hai davvero ispirato. Non credi che sia davvero bellissimo? Bah, ritengo abbia ripetuto le stesse cose 2 o 3 volte. Anzi, sembrava che nemmeno Lisia fosse soddisfatta del risultato. Quello che dici non ha alcun senso. Nessuno può tenere un discorso più completo e pregevole del suo. Ho certamente sentito di meglio. Va bene, allora fammi tu un discorso importante come questo. Mi dici sul serio? Sì, ti ascolto e smettila di fare il prezioso con me. A questo punto Socrate iniziò la sua argomentazione. Ragazzo mio, è facile cadere in errore. Bisogna partire dal principio. Se si presenta a noi la questione se si debba entrare in intimità con chi ami o piuttosto con chi non ami, stabiliamo prima d'accordo una definizione d'amore che precisi la sua natura e i suoi effetti e poi, tenendola sempre d'occhio e riferendoci ad essa, possiamo indagare se l'amore è benefico o dannoso. Ora, che l'amore sia un tipo di desiderio è chiaro a tutti e in più sappiamo che sia desiderio del bello anche senza essere innamorati. Da cosa allora distingueremo chi ama da chi non ama? Bisogna considerare che in ognuno di noi vi sono 2 tipi di principi che ci governano e ci guidano. L'uno è il nato desiderio di piaceri, l'altro invece è l'opinione acquisita che aspira all'ottimo. Talvolta questi 2 impulsi interni sono d'accordo, ma talvolta sono in lotta fra loro e ora prevale l'uno, ora l'altro. Quando l'opinione che ci mena all'ottimo attraverso la ragione vince, la sua vittoria è chiamata temperanza, ma in predominio su di noi del desiderio che razionalmente ci tira ai piaceri, viene chiamato sfrenatezza. Sono senza parole, bella argomentazione, complimenti.
Abbiamo terminato di visionare il video. Prima di lasciarvi volevo collegarmi con due esperte che stanno studiando il Fedro. Volevo ringraziare Lara e Letizia. Sulla base di ciò che abbiamo visto, che cosa ne pensate del video? Salve a tutti! Ho trovato molto interessante questa interpretazione. Il Fedro è certamente uno dei più bei dialoghi platonici, nonché il mio preferito, e proprio per questo lo sto approfondendo. Il dialogo riguarda l'uso e il valore della retorica, in connessione con l'educazione e la filosofia. Dunque, conserva in sé una grandissima ricchezza. Socrate, infatti, trova il dialogo elisiano apprezzabile dal punto di vista della tecnica oratoria, ma scorretto nei presupposti metodologici. Socrate vuole così ricostruire il discorso, ma non per contrapporsi al grande oratore ateniese, ma per dimostrare come, dal punto di vista tecnico, si possa elaborare una retorica migliore, corretta per deduzione di principi e densa di significato. Grazie per avermi fatto intervenire e buona continuazione. Salve a tutti! Innanzitutto vorrei ringraziare la presentatrice per avermi invitato, le attrici e l'intervento di Lara. Trovo che questa rappresentazione del Fedro sia stata davvero curata e che racchiuda appieno questo tema trattato nell'opera, in maniera inoltre breve e concisa. Il Fedro è una delle opere più famose di Platone, sia perché filosoficamente parlando rappresenta una pietra miliare nella storia del pensiero, sia perché è uno di quei dialoghi artisticamente ben riusciti, che il lettore prova piacere nel leggere. Approfondirei inoltre l'opera da un altro punto di vista. Punto dottrinale più importante del dialogo è la valutazione positiva della mania divina o delirio o momento irrazionale della vita spirituale. Il profeta, il sacerdote, il poeta e l'amante sono tutti mossi da un incontentabile slancio dell'anima, senza l'intervento del quale la specifica capacità di ciascuno non riuscirebbe ad esprimersi. Il delirio è d'altra parte il segno dell'origine del destino oltremondano dell'anima. Nasce dal ricordo dell'esperienza del mondo ideale compiuta dall'anima e della sua ansia di tornare in quello, la quale si manifesta come un appassionato tentativo di riaccostarsi al bello assoluto e porta gli amanti a cercarne i segni sensibili nelle persone amate. Grazie e buona continuazione.